siamo insieme a Silvia di Voci della Memoria. Questa sera un'altra sera, un'altra serata d'incontro, un altro momento d'incontro per i cittadini di Casale che continuano a lottare contro, appunto, contro l'amianto, la grande battaglia contro l'amianto che la città di Casale sta portando avanti. Tra pochi giorni inizierà il processo d'appello a Torino. Insomma, come viene vissuta a Casale questa serata? Ma come vedete alle mie spalle c'è moltissima gente a distanza di un anno da quella che è stata la sentenza del processo Eternit che ha portato alla colpevolezza dell'imputato. La gente continua ad avere moltissimo a cuore naturalmente il tema dell'amianto a Casale, perché non è solo con la chiusura della fabbrica che la situazione è cambiata, ma purtroppo Casale continua a pagare le conseguenze di questa strage davvero per moltissimo tempo. Si parla di picchi nel 2030, per cui amianto continua ad esserci dappertutto, ed è per questo anche che siamo qua tutti oggi, perché tantissime delle persone che sono qua hanno perso dei cari o comunque hanno a cuore un tema che alla fine riguarda la cittadinanza tutta, perché alla fine l'amianto qua si respira e si respira ormai da tantissimi anni, continueremo a respirarlo perché è nelle case e nei giardini, la nostra città è piena di questa fibra dappertutto ormai, quindi rimane una spada di Damocle che davvero ci rimane sulla testa. È stata importantissima la sentenza del processo perché davvero ha significato che il profitto non vale tante vite umane, che uno non deve insomma, investire sulla vita della gente, perché alla fine è stata veramente una strage quella dell'eternità Casale, e lo è ancora in molte parti del mondo. La battaglia qua a Casale continua, ci sarà il 14 di febbraio il processo d'appello e noi saremo là insieme a tantissime delle persone che erano qua stasera.